Il Codacons Regionale ha intrapreso una class action contro il Comune di L'Aquila per ottenere l'installazione o la revisione di contacalorie in ogni alloggio del progetto Case allo scopo di ottenere per quanto attiene la fornitura di gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria l'esatta ripartizione del costo riferito ad ogni piastra in base alle risultanze di appositi contatori individuali e non più in base alla sola superficie dell'alloggio. Il Codacons della Regione Abruzzo aveva già intrapreso. Una precedente analoga iniziativa poi terminata per cessazione della materia del contendere. Non essendo poi stato però rispettato quanto previsto dalla norma, il Codacons Abruzzo ha da prima diffidato il Comune affinché provvedesse ed ora ha intrapreso una class action pubblica alla quale potranno aderire tutti coloro che sono interessati alla vicenda. L'amministrazione lamenta concrete difficoltà economiche a fronte di un progetto che prevederebbe una spesa di circa 7 milioni di euro. Il Comune però. Ad avviso del Codacons non tiene conto di alcune circostanze niente affatto trascurabili, oltre la metà dei contacalorie presenti, infatti negli alloggi del progetto Case, sono già perfettamente funzionanti. Con una spesa molto più modesta si potrebbe dunque provvedere alla loro revisione, alla sostituzione di quelli guasti ed all'installazione di quelli mancanti. Il tutto serve all'associazione con notevole risparmio di spese. Non si riesce davvero a comprendere, conclude la nota del Codacons Abruzzo, la ragione dell'installazione di nuovi impianti altamente tecnologici ed altrettanto costosi in alloggi di tipo emergenziale destinati in parte alla dismissione